Buonasera, allora i fatti del giorno, ovviamente ricordiamo la manifestazione a solidarietà del popolo francese che si è svolta a Piazza Fratti in serata, ovviamente di questa daremo documentazione nelle edizioni di domani e nel nostro sito 0766 News con reportage fotografico del nostro Sergio Dolenz. Per quanto riguarda sempre come ricordo, ricordiamo che domani l'USB c'è lo sciopero generale del pubblico impiego, per cui ci saranno disagi sia per andare a Roma, sia per i mezzi pubblici, sia anche per gli uffici comunali di Civitecchia che in questo momento sono assediati per i cittadini che ricevono con di continuazione cartelli, solleciti e invito a pagamento. A proposito di pagamenti, ricordiamo che a Civitavecchia i disabili, se dovessero parcheggiare sulle strisce blu, sono obbligati al pagamento, per cui, perché ci sono state un po' di lamentele anche alla nostra redazione, di gente che si è vista recapitare la multa, nonostante il tagliandino del disabile. Va ricordato che tra i pochi comuni d'Italia che attuano questa politica c'è sicuramente Civitavecchia. Non è un fatto di adesso, dobbiamo dire, non è colpa dei 5 Stelle, perché è una cosa che avviene già da qualche tempo, da lontano 1995, però resta sempre il problema che rimane, quindi se le cose non funzionano, se le cose non vanno bene, si potrebbero anche abolire, come si aboliscono tante altre cose. Poi c'è sempre la coerenza 5 Stelle da parte del PD, il gruppo consiliare dà alcune note in merito alla coerenza dei 5 Stelle. Abbiamo già detto di ieri del consigliere, dell'esponente politico di Forza Italia, presidente del club Forza Silvio, Carlo Frascarelli, che ha dato le pagelle al governo 5 Stelle, e adesso c'è il PD che dice la coerenza dei 5 Stelle dove sta. C'è da dire, c'è stata oggi, la vedrete poi in un'intervista a Gianni Moscherini, a seguire questo TG, ripreso dalle nostre telecamere, alla spiegazione di questa sua motivazione del ricorso del Consiglio di Stato. In pratica il buon Moscherini dice: non sono entrati nel merito perché è cambiata la regola, la legge, non è più la terna elencata dal sindaco da cui deve essere scelto il candidato presidente, futuro presidente dell'autorità portuale, ma lo decide direttamente il Consiglio dei Ministri, il ministro delle infrastrutture e il capo del gabinetto che è Matteo Renzi. Quindi è chiaro che entrare nel merito, annullare una candidatura e soprattutto il bando fatto è una cosa ormai ridicola e passata, e quindi questo è il discorso di Moscarini, che poi nell'intervista, come sentirete tra breve, dà anche la sua su Fiumaretta e sulle altre aree possibili di sviluppo per Civitavecchia. Sempre per quanto riguarda Civitavecchia, ricordiamo che c'è il bando per i mercatini, questi mercatini. Il bando scade il 26 di novembre, ci dovrebbe essere a breve l'apertura dei lavori per quanto riguardano le luminarie e quindi l'interessamento dell'assessore Dantò sia per i mercatini che per quanto riguarda le luminarie, perché dovrebbe aver tirato su circa una decina di mila euro per poter sovvenzionare oltre agli 8.000 raggiunti con la cena benefica dagli amministratori locali. I soldi per mettere su queste luminarie. Dall'altra parte ricordiamo che domani al Glamour Café alle 18.30 all'onorevole Marta Grande inizia una serie di incontri in tutto il Lazio, inizia con la nostra città, ovviamente essendo lei di Civitavecchia, e quindi chiunque la vuole incontrare per fargli domande la può trovare lì al Glamour Café dal nostro amico Fabio Arciprete. Per lo sport sono i primi allenamenti con il nuovo allenatore per quanto riguarda il Civitavecchia Calcio, che ricordiamo giocherà in casa domenica, partita ovviamente molto delicata sia per il cambio allenatore sia per la posizione in classifica. Nel basket e con il basket, poi chiuderemo stasera la parte sportiva con le due rubriche di accanestro, sia dedicata al basket locale che quella al basket nazionale, con coach Angelo Bondi, il nostro esperto di basket. Con questo è tutto, buonanotte. Thank you.